Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con le parole del Premier Mario Draghi che è intervenuto in videoconferenza all'iniziativa Sud, Progetti per ripartire, promossa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Sentiamo proprio sul punto le parole del Presidente del Consiglio. Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, come ha già annunciato la ministra in Parlamento. La giornata di oggi va dunque intesa soltanto come un primo passo. Il programma Next Generation EU prevede per l'Italia 191 miliardi e mezzo da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e Centro-Nord, che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni 70 ad oggi è grandemente peggiorato. Il prodotto per persona nel Sud è passato dal 65% del Centro-Nord al 55%. Negli ultimi anni c'è stato un forte calo degli investimenti pubblici che ha colpito il Sud, ovviamente insieme al resto del paese. Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è infatti più che dimezzata ed è passata da 21 a poco più di 10 miliardi. Per la prima volta da tempo abbiamo l'occasione di aumentare la spesa in infrastrutture fisiche e digitali, nelle fonti di energia sostenibili. Le risorse di Next Generation EU si aggiungono ad ulteriori programmi europei e ai fondi per la coesione, che mettono a disposizione altri 96 miliardi per il Sud nei prossimi anni. Ma abbiamo imparato che tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza del Mezzogiorno. Ci sono due problemi: uno nell'utilizzo dei fondi europei, l'altro nella capacità di completamento delle opere pubbliche. A fronte di 47,3 miliardi di euro programmati nel Fondo per lo sviluppo e la coesione dal 2014 al 2020, alla fine dello scorso anno erano stati spesi poco più di 3 miliardi, il 6,7%. Nel 2017 in Italia erano state avviate, ma non completate, 647 opere pubbliche. Inoltre due terzi dei casi non si era nemmeno arrivati alla metà. Il 70% di queste opere non completate era localizzato al sud, per un valore di 2 miliardi. Divenire capaci di spendere questi fondi e di farlo bene è obiettivo primario di questo governo. Vogliamo fermare l'allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare verso le donne e i giovani. Il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia. In questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti, ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini. I casi Covid nazionali, nuovo aggiornamento del bollettino pandemico con i dati del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono 13.846 i nuovi positivi a fronte di 169.196 tamponi processati per un tasso di incidenza dell'8,18%. Le vittime sono state 386, ma anche boom di guariti con 32.720 persone che hanno avuto il tampone negativo. Si segnala un aumento di 565 posti letto occupati nelle degenze ordinarie, con più 62 invece i ricoverati in terapia intensiva, con il numero di ingressi giornalieri che è stato di 227. In Campania invece sono i positivi del giorno, sono stati 1.313, di cui 814 persone asintomatiche e 499 sintomatiche, a fronte di 10.671 tamponi molecolari e 559 test antigenici. Deceduti sono stati 43
di cui 22 nelle ultime 48 ore e 21 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti però sono stati alti 2.617. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione ne sono occupati 171. Per quanto riguarda invece la degenza ordinaria sono 3.160, mentre invece i posti occupati sono 1.620. Studi in America condotti per quanto riguarda l'efficacia del vaccino di AstraZeneca. Ha riportato la BBC che il vaccino è stato considerato efficace nel 79% nell'arresto della malattia e addirittura il 100% nel prevenire la forma grave del virus. Non sono stati constatati problemi per quanto riguarda i coaguli di sangue a fronte di 32.000 persone che si sono vaccinate, si sono prestate come volontarie. Circa un quinto aveva più di 65 anni. Il vaccino, somministrato in due dosi a distanza di 4 settimane una dall'altra, ha dato gli stessi risultati in termini di protezione a coloro che avevano oltre 65 anni rispetto invece agli altri componenti del gruppo. Si dovrebbe procedere dunque da questo punto di vista all'approvazione del siero anche negli Stati Uniti. Il professor Andrew Pollard ha dichiarato: una grande notizia che mostra l'efficacia del vaccino, ci aspettiamo un forte impatto contro il Covid di tutti coloro che naturalmente procederanno alla somministrazione del vaccino. Atteso in Italia un carico di 1 milione di dosi di Pfizer, con il governo che è pronto ad aiutare le regioni che stanno avendo più difficoltà nella somministrazione dei vaccini, in particolar modo per quanto riguarda gli over 80, ferma al 40% del totale, come dimostra uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità sugli effetti del vaccino nelle RSA. Inoltre l'esecutivo prova ad imprimere un'importante accelerazione alla campagna, anche se insomma, è quanto mai sicuro che non verranno mantenute quelle che sono le previsioni indicate nel primo trimestre. Entro fine marzo l'Italia avrà a disposizione 14 milioni di dosi, circa 1 milione e 700 mila in meno rispetto a quanto previsto. Sicuramente il vaccino AstraZeneca è quello al momento più consistente nel paese. Anche qui naturalmente si attendono delle nuove consegne proprio da parte di AstraZeneca per poter dare un'altra svolta decisiva e importante alla campagna di vaccinazione. Campagna di vaccinazione che a Napoli però non procede nel modo sperato a causa dei timori legati proprio al siero anglo-svedese. Nella giornata di ieri sono stati convocati 2.500 lavoratori del settore, si sono presentati soltanto 1.042 cittadini, cioè il 41,68%. Qui sono state somministrate 972 dosi di AstraZeneca e 70 di Pfizer, con 1.458 persone assenti. Invece sale l'adesione delle forze dell'ordine proprio ad AstraZeneca, infatti hanno aderito 191 persone su 225 convocati, insomma più dell'84%. Inoltre tutto regolare, alla mostra d'oltremare erano stati convocati 49 over 80 per il richiamo di Pfizer, se ne sono presentati in 41. Intanto nella giornata di ieri è arrivata la prima parte della spedizione settimanale di 120.000 dosi di Pfizer, che verrà completata nella giornata di oggi. Ci spostiamo ora ad Avellino. Il sindaco locale Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì, ha parlato della situazione vaccini sul territorio, con particolare riferimento agli anziani e all'accordo sempre più vicino tra la regione e Federfarma. Sentiamo. Si continua a vaccinare. C'è un'altra novità rispetto alle vaccinazioni. Sabato mattina ho tenuto un incontro insieme al consigliere regionale Livio Petitto presso Federfarma, poiché è in addirittura d'arrivo la firma di un protocollo d'intesa tra Regione e Federfarma, per cui anche i farmacisti, e credo anche con l'ordine dei farmacisti, per cui anche questa categoria potrà vaccinare. Ci stiamo organizzando, perché se ricordate io ho parlato già di un secondo centro vaccinale, probabilmente anche di un terzo centro vaccinale. Sicuramente una volta chiuso l'accordo tra Regione e Ordine o Federfarma, noi abbiamo manifestato la disponibilità affinché possiamo mettere a disposizione di questa categoria un centro vaccinale per aumentare
il numero di vaccinazioni che vengono effettuate ogni giorno. L'ASL comunque sta andando avanti, è importante. A proposito, poi voglio anche fare un riferimento rispetto agli anziani che non sono stati chiamati durante la prima fase, che anche questa informazione è importante. Molte persone mi hanno chiamato o mi hanno contattato per dirmi: sindaco, non siamo riusciti a effettuare il vaccino durante la prima fase perché o non ci hanno chiamato, perché c'è stato un problema per cui non abbiamo raggiunto in tempo la struttura. Mi hanno assicurato che di fatto, terminato il richiamo, si riprenderà dagli anziani che non sono stati chiamati in quell'occasione, o comunque che non sono riusciti a effettuare il vaccino in quell'occasione. Questa è una notizia importante perché so quanto voi ci tenete e quindi mi sono fatto carico di interfacciarmi con l'ASL proprio per accertarmi che comunque questi anziani riceveranno. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica con i dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro che certificano nuovamente una discesa degli attuali positivi sul territorio. Nel bollettino di ieri sono 234 i nuovi positivi a fronte di 1605 tamponi elaborati, per un tasso di positività che aumenta però di 2 punti percentuali e sarà al 14,5%. I guariti sono stati 303, 2 invece i deceduti, come si diceva all'inizio, una discesa dei positivi. Nel saldo complessivo sono meno 71 le persone contagiate sul territorio. Caserta città è in cima per un numero di casi attivi con 597 positivi, seguita poi da Maddaloni con 502 e da Marcianise con 428. Restiamo proprio a Marcianise perché il sindaco locale Antonello Velardi aveva preannunciato l'adozione di misure più stringenti per cercare di fermare il contagio da coronavirus. Infatti è stata pubblicata una nuova ordinanza che resterà in vigore fino al prossimo 5 di aprile, che dispone l'apertura di bar, pasticcerie e tabacchi dal lunedì al venerdì fino alle ore 14, con totale chiusura nei giorni di sabato e domenica, chiusura di ristoranti, pizzerie e mense aziendali da lunedì alla domenica, consentendo solo la consegna a domicilio fino alle 22, l'apertura di supermercati ed esercizi che vendono beni di prima necessità, con eccezione di edicole e farmacie, da lunedì al venerdì fino alle 18 e il sabato fino alle 14. Sono chiusi i supermercati e gli esercizi di vendita di beni di prima necessità, con eccezione di edicole e farmacie, per tutta la giornata di domenica. Queste disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale. È consentita la presenza in un esercizio commerciale al massimo di 5 persone, indipendentemente dalla capienza del locale. Viene inoltre confermata la chiusura al pubblico anche nella fascia che è consentita dalla regione dalle 7:30 alle 8:30 del mattino, di parchi urbani, ville urbane, giardini pubblici. Si consente soltanto l'accesso in piazza Umberto I per i locali del municipio, per il resto tutto chiuso 24 ore su 24. Chiudiamo con il calcio, settimana di impegni nazionali, il campionato è fermo, dunque possibilità con più calma di poter riflettere sul futuro, in particolar modo della panchina del Napoli, con la stampa locale che parla di contatti sempre più frequenti tra il Napoli e Massimiliano Allegri, con l'ex tecnico della Juve che è tentato sia dagli azzurri che dalla Roma, senza escludere un possibile futuro sulla panchina della nazionale italiana. Sono stati contatti con il presidente De Laurentiis, con l'allenatore livornese, che avrebbe chiesto però delle rassicurazioni non solo da un punto di vista economico, ma anche di avere un maggior margine discrezionale per quanto riguarda il lavoro sul campo. Un'alternativa però potrebbe essere quella proprio di proseguire con Gennaro Gattuso. Il patron ha fatto sapere che è intenzionato a proseguire con l'allenatore, o comunque cercherà di convincerlo prima di poter guardare poi altre posizioni dal punto di vista tecnico per la panchina della compagine partenopea. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata.